Partita terminata da pochissimo qui al Pala Galvani, stasera abbiamo sfidato la Pallacanestro San Michele Maddaloni, abbiamo vinto e mi pare che per adesso il secondo posto in classifica è praticamente nostro. Ne parliamo con il nostro capitano Francesco Forino. Ciao Francesco. Buonasera a tutti. Parliamo brevemente della partita di stasera. Sì, niente, praticamente stasera abbiamo affrontato questa partita nelle dovute maniere, come ci siamo preparati in settimana. Quindi diciamo il piano partita ha funzionato fin dal primo quarto, poi l'abbiamo gestita tranquillamente, abbiamo preso pure un buon vantaggio, così da poter fare le rotazioni dovute e dare spazio pure agli altri ragazzi. Bene, Francesco, tu sei il realizzatore di ben 17 punti, parlaci un po' della tua prestazione personale di stasera, veramente sei una sicurezza sia per noi da fuori che per i tuoi compagni in campo. Ne sono lusingato, ma... Sei il nostro capitano. Sì, è frutto delle collaborazioni, comunque abbiamo preparato bene la partita, la palla girava e quindi ne abbiamo approfittato pure di questa cosa, giusto per prepararci pure al prossimo match che per noi è di una fondamentale importanza. Ecco, parliamo proprio dell'ultima di campionato, perché stasera era l'ultima di campionato in casa nostra qui ad Angri. Domenica andiamo ad affrontare una squadra con cui abbiamo un conto in sospeso. Contro San Nicola Basket Cedra abbiamo vinto all'andata qui a casa nostra, ma abbiamo perso la finale di Coppa Campania. Come state preparando l'ultima di campionato tosta a San Nicola? Vabbè, mo adesso tutto questo si rimanderà a martedì. Da martedì in poi... Affronteremo la settimana in preparazione proprio dell'ultima di campionato contro San Nicola, dove purtroppo l'ultima uscita per noi è stata un po' così brutta. Però è stata una sconfitta amara in finale, sì. Però da questa sconfitta magari prenderemo un po' le cose che non sono andate bene per aggiustarle e poi affrontarli. Io direi di affrontare sempre le cose così, come le affronta il capitano, col sorriso in maniera positiva, sempre forza Angri. Forza Angri e mi raccomando, pure per i playoff voglio vedere il palazzetto pieno, perché ultimamente... Bravo capitano, tutti quanti al Pala Galvani per sostenere i nostri Condors, grazie capitano.